Abbiamo il piacere di ospitare nel nostro spazio dedicato all'approfondimento un collega e un amico che subito vi presento e che è Pietro Palazzo. Ciao Pietro. Buongiorno a voi e grazie per questa nuova attenzione rispetto a queste mie piccole iniziative. Senti Pietro, tu sei naturalmente un giornalista di lungo corso, hai lavorato per molte testate e hai di recente anche messo mano ad una ulteriore tua produzione, quella letteraria, perché hai scritto un libro che si chiama Contro Camorra, che sta avendo successo e che presentammo nel corso di un telegiornale qualche mese fa. Hai voluto in qualche modo entrare anche nello specifico, anche nella vita carceraria, che oggi sta avendo una grande eco dal punto di vista generale, perché il problema dell'epidemia insomma, ha anche ridestato il discorso legato alla vita carceraria, alle condizioni a volte disumane in cui versano i carcerati, insomma, gli ospiti delle case circondariali. Oggi tu di questo Contro Camorra vuoi farne un uso particolare, lo hai già insomma intrapreso il tuo intendimento, vuoi favorire la ricerca dell'Istituto Pascale di Napoli, la Fondazione Pascale di Napoli. Ce lo vuoi spiegare un po' più nel dettaglio? Enzo, hai detto benissimo. Allora, innanzitutto diciamo, questo libro sì, è molto attuale anche perché mi sento un po' come i personaggi del mio libro. Incarcerato, insomma, quindi detenuto in casa. E fallo vedere meglio, è perfetto, benissimo. Al di là di ogni scherzo, questo libro ho deciso di devolvere i proventi del libro all'Istituto Pascale di Napoli, ma principalmente e precisamente ad un altro inferiore come me, quindi un altro terrone come me, un altro... tra inferiori qui ci aiutiamo, il professor Paolo Ascierto, che sta combattendo all'inizio quasi a mani nude contro questo Covid-19. Ecco, un piccolo aiutino, però oltre ai proventi del libro ho lanciato un'altra iniziativa, ci tengo a pubblicizzarla, ho lanciato una pagina Facebook, una pagina che si è denominata Un libro per il Pascale. Una pagina nata un po' per gioco, ma adesso abbiamo raggiunto quasi 5.000 persone. Si sono aggregati a me 25 scrittori. Quindi cosa abbiamo fatto? Ognuno di noi ha messo a disposizione i propri libri e abbiamo creato una vera e propria asta di libri per solidarietà. Quindi abbiamo messo i nostri libri all'asta, partendo da un minimo di 15 euro, e ti dico, sta riscuotendo molto successo, libri sono arrivati anche a 60 euro, 70 euro, e quindi cerchiamo di raccogliere quanti più soldi possibili da destinare direttamente alla ricerca del professor Paolo Ascierto della Ratta, un inferiore come noi che si sta adoperando per questa giusta causa. Voglio dire il nome della pagina, che è un libro per il Pascale. Andate lì, trovate tutte le copertine dei libri e dovete fare un commentino sotto, quindi il commentino sotto alla foto per dire quando volete offrire. Alla fine dell'asta chi si aggiudica il libro farà direttamente il bonifico sul Liban del professore Ascierto. E noi pubblicheremo alla fine il totale di quanto siamo stati capaci di fare. Se insomma, per dire, è proprio diretto, insomma, io compro il libro e poi il provento finisce direttamente sulla a sostegno della ricerca del professor Ascierto. Sì, no, perché tu compri il libro e il bonifico lo fai stesso tu, noi ci mandi la ricevuta e noi poi ti mandiamo il libro. Perfetto. Quindi noi autori ci siamo, diciamo, diamo i libri, abbiamo donato i libri. È un po' del nostro tempo e anche poi i costi di spedizione per spedire i libri agli altri. Senti, tu hai fatto due volte riferimento alla parola inferiore, che sta prendendo purtroppo, devo essere sincero, perché qua poi si scherza fino a un certo punto, ma insomma, poi resta un fondo di amarezza quando la vulgata generale, che fino a un certo punto è rimasta un po' carsica, cioè considerare i meridionali
come merce di scambio, come è stato in passato, in fin dei conti, no? Bassa manovalanza. Poi a un certo punto questo fiume carsico prorompe in superficie, arriva in superficie e viene propalato attraverso i mezzi di comunicazione. Allora i giornalisti più o meno di lungo corso ne fanno largo uso, uno in particolare che è Feltri, ma non voglio dare pubblicità alcuna a questo personaggio. Di lui ha già detto Montanelli, quindi è inutile che ci dilunghiamo a parlare di Feltri. Certo. Poi comunque diventa un sentimento comune, insomma, già lo è in alcune fasce di penisola, poi diventa addirittura, come dire, viene legittimata anche questo pregiudizio, come lo vogliamo chiamare. In realtà qua non si tratta di essere superiori o inferiori a nessuno, si tratta di trovare una soluzione che possa tirarci fuori da una vicenda che ha del mai visto in passato, insomma, 2 mesi di clausura, la paura di poter abbracciare qualcuno, di potersi stringere a qualcun altro, di non poter frequentare le proprie mogli, compagne, quello che è, insomma. Anche se qua va aperta una parentesi, va anche specificato dal prossimo 4 maggio che tipo di rapporto hai con la compagna, se è un cioè, rapporto duraturo, se è stabile, se è occasionale, se è solo per certe cose oppure per altre, insomma, cose veramente assurde. Ma tutto certificato, caro direttore. Per chi ha questo tipo di problemi, chi non li ha, vive meglio. Però, insomma, tu hai fatto riferimento al fatto di essere inferiori, è qualcosa che dobbiamo combattere, proprio combattere, ma senza andare a dare pubblicità a questi personaggi. Ma guarda, allora caro Enzo, il mio pensiero è molto semplice, questa è una questione che si combatte da sola, perché poi noi bisogna capire, c'è bisogno di capire, usiamo un metodo scientifico, bisogna capire qual è l'asticella, dove posizioniamo l'asticella che dice che noi siamo sotto e loro stanno sopra, oppure che noi stiamo sotto e che stanno sopra. Se l'asticella la pone un soggetto come quello che ci ha chiamato inferiori, vabbè, quindi è tutto un dire, insomma. Però dico una cosa, Feltri ha un merito in tutto questo, mi troverai un po' controcorrente, ha un merito, quello di aver detto cose che pensano in molti. Questo è giusto, sì, ha sdoganato praticamente un luogo comune, almeno ha avuto il coraggio, perché poi bisogna anche avere il coraggio di esporsi in pubblico e dirlo, poi lui il coraggio l'ha avuto fino a un certo punto, perché ha detto io alludevo al lato economico. Insomma, è stato onesto e sincero fino a un certo punto. Lo capisco anche perché giustamente visto un po' la veneranda età e quindi diciamo un po' ha bisogno di uno spazio, quindi trovarsi degli spazi e quindi dire una cosa, dire il migrante oggi, chiamare i migranti inferiori sarebbe trovare uno spazio in un telegiornale e quindi va bene anche così. Poi tra gli inferiori ci sappiamo organizzare. Ah, come no? L'abbiamo sempre dimostrato. Totò diceva due cose: si è sempre meridionali di qualcuno, diceva, i napoletani all'estero sono sempre piazzati, ed era una cosa giustissima, perché comunque il napoletano, accezione ristretta del meridionale, si è sempre saputo adattare alle esigenze, spesso e volentieri quelle negative, insomma, ha saputo fare di necessità virtù. Diceva un passaggio di una canzone di Pino Daniele: a New York ci siamo arrangiati e ci siamo arrangiati, cioè ci siamo saputi arrangiare e ci dobbiamo comunque arrangiare, perché fa parte del nostro DNA essere nelle condizioni di affrontare le avversità e di poterle anche, non dico superare, ma saperci convivere anche per certi motivi. E quindi noi abbiamo una carta in più, una marcia in più che magari, come dire, dalla linea gotica a salire, insomma, non hanno o hanno poco. Tu che dici? Allora, ti ho sentito male perché è un po' a tratti, perché la linea aveva fatto un po' dei capricci, però ho capito il senso di quello che vuoi dire e ti dico che non aggiungerei nient'altro, anche perché poi noi stiamo dimostrando, insomma, nel nostro piccolo e nella nostra inferiorità, ci tengo a rimarcare il nostro stato, quindi nella nostra inferiorità stiamo dimostrando che forse non siamo inferiori a nessuno. Senti, io volevo riaffrontare, l'ho detto prima quando ti ho presentato, il discorso legato alla vita carceraria. Tu hai scritto un romanzo che affronta un tema
molto concreto, molto forte, attraverso ovviamente la finzione, diciamo una verosimiglianza per certi aspetti. Cioè affronti un tema serio ma con personaggi di fantasia. Però il problema delle carceri, specialmente in questo momento, è un problema molto, molto, cioè torna veramente prepotente alla ribalta, perché finalmente con tutto quello che sta succedendo ci siamo accorti che poi le carceri scoppiano e sono praticamente pullulano di micro e macro criminalità, di micro e macro criminali, ma i micro sono molto più dei macro criminali. Allora ecco che si prende coscienza del problema e si cerca di creare le condizioni per cui magari chi ha una pena ridotta, una pena breve, possa scontare a casa. Tu sei entrato, insomma, nella carne viva del problema, nel tuo libro, anche. Sì, io oltre che entrare nel mio libro, sono entrato veramente nelle carceri come insegnante. E per vari anni, quindi per 5 anni ho svolto questo ruolo di docente nelle carceri ed è stata veramente una bella esperienza, come già ti ho raccontato l'altra volta, e da questa esperienza ho potuto toccare con mano la sofferenza un po' di queste persone, perché come hai detto tu poi le carceri sono piene di microcriminali, diciamo i criminali quelli più importanti stanno a casa, lo stiamo vedendo anche in questi giorni che stanno facendo ritorno presso le loro abitazioni. Chi rimane nel carcere a combattere anche contro il Covid-19 sono nella piccola manovalanza, sono i piccoli criminali che sono lì ad affollare le stanze. E il mio libro, come ti ho spiegato l'altra volta, racconta un po' proprio questa è un libro denuncia, se vogliamo dire, anche che è un romanzo, l'ho dovuto romanzare, come già ti ho spiegato, per non entrare nel particolare del nome, quindi dell'azione fatta da queste persone, ma è comunque un libro di denuncia rispetto a quello che è un sovraffollamento che si trova in queste carceri, rispetto ad un'azione non di recupero di queste persone, ma lasciate un po' lì a se stesse. L'unico barlume di speranza in queste carceri è la scuola. E io sono stato insegnante di scuole superiori, avevano dei laboratori, quindi questi ragazzi facevano la ceramica, lavoravano delle opere bellissime. E questo ti dico, però il libro, come ti ho detto, l'ho rifatto un'altra volta a vedere, giusto per fare un po' di pubblicità, direttore, se lei mi consente. Ma vai tranquillo. La causa è giusta, quindi in questo caso vai. Anche questo è per una causa buona, questo va in beneficenza, quindi Contro Camorra lo trovate su internet. È quasi finito dappertutto dopo che ho lanciato questa cosa del Pascale, lo trovate anche sul sito del mio editore, la Guida Editori, lì lo trovate sicuro e ve lo spediscono a casa tranquillamente senza problemi. E come avrò il bonifico dall'editore lo girerò al Pascale, lo stesso IBAN dove gireremo i proventi di un libro per il Pascale. Pietro, forse è uno dei pochi casi in cui la pubblicità fatta ad un libro, in questo caso del tuo, ha un suo fondamento, una sua legittimità, una sua nobiltà, perché affronta, non soltanto il libro affronta tematiche di straordinaria importanza e che sono improcrastinabili. Nel novero del mondo che verrà, come spesso e volentieri ci troviamo a dire, c'è essenzialmente quello della riforma carceraria che deve esserci inevitabilmente, a prescindere da... Sicuramente bisognerà mettere mano a questa cosa. Senza dubbio. Io ho avuto anche, diciamo, un apprezzamento da parte del ministro della pubblica istruzione, Azzolina, che mi ha scritto e in cui ho chiesto attenzione per le scuole che si trovano all'interno delle carceri. E ti dico, lei è stata molto gentile anche perché mi ha detto che ha un parente prossimo, un congiunto, da quello che ho capito il padre, che era proprio nella polizia penitenziaria, quindi mi ha assicurato la massima attenzione per queste scuole che sono nel carcere. E questo è un fatto importante. E io un'altra ultima cosa ti voglio dire, è un libro anche di speranza, come ho detto l'altra volta, perché poi alla fine c'è un personaggio che ce la fa, quindi a recuperarsi. È la stessa speranza che ci vuole oggi affinché possiamo sperare di ritornare al più presto alla nostra vita normale. Pietro, di fare l'intervista così al tuo fianco, con il piacere di toccarci come noi inferiori, perché noi inferiori meridionali ci piace toccare. Ci intendiamo, insomma. Ultimamente siamo troppo inferiori, ma non per quello che dice Feltri.
o meglio in un limbo di inferiorità nel vorrei ma non posso. La nostra intervista termina qui. Io ringrazio Pietro Palazzo per essere tornato con noi. Il libro si chiama Contro Camorra. Se lo acquistate, fate non soltanto vi leggete un buon libro, ma date insomma contributo alla lotta al Covid e alla Fondazione Pascale col dottor Ascirto, che ovviamente è in prima linea ed è anche riconosciuto internazionalmente come uno dei più avanzati studiosi e scienziati che stanno approntando una terapia per cercare di uscire fuori più presto possibile da questa epidemia che insomma continua a farci paura. Grazie a Pietro Palazzo di essere stato con noi e noi ci aggiorniamo ai prossimi speciali, come sempre.